Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero tutto bene. Allora, nuovo video. Oggi continuiamo con la serie prodotti virali sul web, ma non per me, almeno non da me. Su di me non funzionano. Solito disclaimer che ovviamente poi vi lascerò anche giù nei commenti. Quello che piace a me non deve piacere a voi, quello che non piace a me non deve non piacere a voi. Se un prodotto su di me non funziona o comunque non performa come io desidero comunque o comunque come vedo performare su altre persone, non vuol dire che io sia una VIP, ok? O viceversa, ma semplicemente siamo tutti soggettivi, ok? E quindi un prodotto può funzionare o non funzionare su diverse tipologie di pelle o persona, gusti, eccetera. Quindi ecco, gigantesco disclaimer ogni volta perché non si sa mai, mettiamo sempre le mani avanti. E ecco, io sto registrando questi video comunque in anticipo a quando poi li pubblicherò, quindi gli altri non sono ancora usciti al momento di questa registrazione e non so appunto nei commenti se ci sia stato qualche intelligentone e non ha capito, insomma, i disclaimer o comunque non ha capito che è un titolo accattivante, mettiamolo così. È un titolo vero ma accattivante perché comunque sono prodotti andati virali, sono gli altri, tutti li sponsorizzano a destra e a sinistra, ma poi io li provo e su di me comunque non performano. Semplicemente sono dei flop per quanto mi riguarda, ecco. Quindi, a parte il titolo accattivante, teneteli come flop e quelli poi non andate a criticare comunque, perché tutti noi siamo diversi, grazie a Dio, fortunatamente, e quindi è tutto molto suscettivo, tutto molto personale. Claro? Bene, ora possiamo continuare. Allora, qui ho la mia lista e molti di questi prodotti. Tutti? No, sì, due li ho, tre no. E li ho proprio dati via neanche la settimana scorsa. Quindi ecco. Partiamo dal primo prodotto, il Blush Orgasm di Nabla. Vi metterò qui la foto del prodotto e che brutto che è. Questo è il gloss di Charlotte Tilbury, vi giuro non mi piace più niente. Vabbè, comunque come mi sta, insomma, così. Boh, vabbè. Blush Orgasm di Nabla. Allora ragazzi, questo blush è andato non virale di più. Non eri nessuno se nella tua makeup collection o in generale non avevi mai sentito parlare del blush di NARS Orgasm, tonalità Orgasm, o se non lo possedevi. Io l'ho acquistato ancora un paio d'anni fa, se non di più, sì, molti anni fa, e da subito, ragazze, non mi ha fatto impazzire. Perché? Intanto è un blush shimmer, quindi vi devono piacere i blush shimmer. Non dovete avere pori sulla pelle per usare quel tipo di blush, altrimenti vi evidenzierà tutto, ma veramente tutto, tutto, tutto. E appunto evidenzierà tutti i vostri pori, tutte le vostre imperfezioni, perché comunque aveva anche una texture abbastanza spessina, diciamo. Non era molto sfumabile, non era molto pigmentato, ma aveva proprio uno shimmer su una leggera base, diciamo. A me, ragazze, non è piaciuto appunto perché ho sbagliato io a prenderlo, presa da tutta questa foga, queste vibes per il blush orgasm. E ragazze, perché poi si creava subito una patina sul proprio prodotto, una cosa veramente che io detesto, che odio quando i prodotti mi fanno la patina e poi non scrivono più. Allora, quel blush appunto crea già era poco scrivente ed era solo quasi glitter, cioè particelle riflettenti, ok, era pieno di brillantini. Poi, e non aveva chissà che base colore. A parte quel rosino lì, ma che non si vedeva quasi niente se non andavi ad abbondare, ma se abbondavi poi venivi con un patacone orribile. E ragazze, poi si creava questa patina veramente dove il prodotto non scriveva più, andavi col dito, cioè non si vedeva più veramente, non
non lasciava neanche più pigmento, colore sul dito, figuriamoci poi sul pennello. Cioè, veramente un prodotto che non capisco che sia andato così virale, sinceramente, perché non è, boh, forse a quei tempi era qualcosa di rivoluzionario, qualcosa di wow, stupendo, ma adesso, sinceramente, in realtà da quando l'ho acquistato, non mi ha fatto battere il cuore, ecco. È stato un grandissimo flop per quanto mi riguarda. Poi ragazze, al secondo posto abbiamo la terra di Benefit, la Hoola. Allora, io la Hoola l'ho acquistata 2 o 3 volte perché sono tecoccio. La prima volta l'ho acquistata in full size. Sì, no, no. La prima volta in mini size, la seconda in full size, la terza volta, questa è ultima, di nuovo in mini size. Allora, full size, il pack anche, mini size, ragazze. Allora, una volta Benefit metteva lo specchio e anche il pennellino, adesso l'hanno tolto perché già nell'ultima che ho acquistato a dicembre, sì, non c'era né il pennellino nello specchio. Ma ragazze, è scomoda perché la mini size è grande quanto... Cioè, la base... da prelevare, diciamo, il colore è grande quanto un temperino. E è una terra comunque abbastanza pigmentata, non è una terra universale, infatti fortunatamente dopo gli anni hanno capito che non era una terra universale e hanno creato delle varianti più scure e delle varianti più chiare, cioè la Hoola Light appunto per le pelli più chiare come la mia, ma quella secondo me è anche un po' troppo chiara. E poi ci sono la Hoola Caramel o la Toasted, dovrebbe essere, non mi ricordo. Comunque hanno fatto altre colorazioni perché la Hoola non è universale. E ragazze, il problema del pack della mini size, comunque vi metterò la foto, è che è talmente piccolo che se voi andate con un pennello da bronzer, pucciate solo tipo... Adesso per dirvi, prendiamo questo pennello qua a fiamma, ok? Se voi andate, cioè non vi entra tutto il pennello, pucciate solo la parte qua iniziale, cioè non riuscite neanche a fare un movimento ampio da prendere bene e scaricare poi il prodotto, così avere una lavorazione insomma più ampia. Ma ragazze, solo la punta proprio, e quindi vi fa subito la macchia, vi fa subito il patacone, orribile, vi fa una chiazza. Di colore, se poi appunto siete anche molto chiare di pelle, si nota subito, anche perché è una terra molto molto calda, tendente a rossiccio, mi verrebbe da dire. E la mini size, veramente il pack è di uno scomodo, ma di uno scomodo terribile, cioè proprio la punta, e non so come gli sia venuto in mente di solito, cioè fare una mini size così con po' che poi l'ultima credo abbiano abbassato un po' il pack, non mi ricordo, ma la prima mini size, quelle appunto vecchie di Benefit, dove davano anche il pennellino, ragazze, c'era il cartone che era alto così, la cialda era qua, ok? E voi avevate tutto questo cartone qua gigante, dove dovevano infilare il pennello, girare insomma tutto attorno, ma era una cosa terribile, ma terribile, terribile, cioè, per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, per quello che piace a me. Cioè, di una terra ci sono altre mini size, credo, sì, ma comunque dico una mini size, puoi farmi anche un pack tipo questo di Kiko, ok? Che comunque è aperto qui, riesco a muovere bene il pennello, ma non a farmi un cartone lungo 3 metri che non riesco neanche a infilarci dentro il pennello e già tanto se mi arrivano le setole qua iniziali, per capirci. E quello è stato proprio l'odio più totale. E poi che non, comunque non si adiaceva al mio incarnato, rimaneva sempre troppo arancione, troppo rossiccia, proprio non si fondeva bene, non mi stava bene per niente. Quindi anche quello io no. Poi ragazzi, setting spray di Charlotte Tilbury, anche questo super virale, ma lì vi ho già fatto la recensione su Charlotte Tilbury.
non so se credo che uscirà prima di questo video. E un setting spray super super virale, super amato, bravato da tutti. Ragazzi, l'ho preso fortunatamente in mini size, ringrazio me medesima perché altrimenti la full size non sarei mai riuscita a terminarla. Ha un costo di 22 euro, già un costo folle per 34 ml di prodotto. A questo punto è terminato, vi registro questo video e poi finalmente posso andare a gettare il pack. Mamma mia, che profumo terribile, fa girare la testa. Qui è molto soggettivo, appunto personale, come tutti gli altri prodotti, ma questo ancora di più perché a me ha dato molto fastidio la profumazione. Se i primi giorni non mi andava ad irritare particolarmente, poi usandolo quotidianamente o comunque a lungo termine, diciamo a lungo andare, notavo che proprio non ce la facevo più, mi girava la testa, anche adesso l'ho sentito, mi stanno venendo un po' i capogiri per dirvi. Dove acqua, infatti. Eccomi, perdonate, mi sono tirata anche sui capelli perché vi giuro, può sembrare strano, ma questa tipologia di profumi a me proprio manda in bestia, vi ripeto, non so come ho fatto a finirlo, a parte che quando lo usavo non respiravo, poi passavo subito il ventaglio e o uscivo dalla stanza per dirvi per quanto fosse forte. Perché ha un profumo così dolce, così fiorito, stucchevole, pesante, proprio presente presente, che vi giuro, mamma mia, vi manda in tilt. Io vengo dal Fix Plus di MAC che sa di fresco, di acqua, di cetriolo, se non erro, anche il cetriolo all'interno, il Fix Plus, e trovarmi con questo, solo ed esclusivamente questo, perché quello di MAC l'avevo terminato, vi giuro ragazze, un colpo proprio che, mamma mia, è terribile. Ovviamente è tutto molto soggettivo, però a me che non piacciono i sapori, i sapori, i profumi dolci, stucchevoli, le note quelle proprio dolciose, super fiorite, mamma mia, solo a pensarci appunto mi vengono i giramenti. E vi giuro, mi fanno proprio venire le emicranie, mi fanno proprio star male. Questa cosa ce l'ha anche mio padre, ma mio padre con quasi tutti i profumi, cioè lui proprio sta male, veramente. E io con i profumi dolci così stucchevoli, veramente vado fuori di testa, non ci vedo più. Questo qua è proprio super fiorito, vi ripeto, pesante. Non notavo poi che mi tenesse il make-up, che andasse a fondere bene le polveri, l'erogatore, ok, sì, quello può essere carino, carino, ma va via, basta. Ma io non lo preferisco perché ha un getto, una nebulizzazione molto leggera. Può sembrare strano, ma ragazze, a me le nubi così proprio non piacciono. Sarò strana io, lo so, c'è chi invece ricerca proprio questo effetto, ma a me questa nebulizzazione che ha questo prodotto, come aveva questa nebulizzazione anche quello di Fenty Beauty, adesso non so se lo vende ancora il setting spray. Ho provato comunque anche quello anni fa, quando uscì tipo verso la quarantena, credo, o prima. E anche quello, ragazzi, è un profumo super dolce, fiorito, nauseabondo, con questa nebulizzazione proprio fastidiosissima. A me piace una nebulizzazione diretta, ok, che non mi deve lasciare le chiazze, tipo come quello che mi faceva di Kiko, per dirvi. Ma quello che fa MAC è fantastico. Per me il Fix Plus è sempre il numero uno. Proprio è fresco, vi arriva un bel getto, non una nebbiolina leggera che a me proprio irrita, mi sta venendo tantissimo. Abbinate alla profumazione, vi ripeto, è proprio un grandissimo flop. Quindi anche questo decantato a destra e a sinistra, però a me nisba, zero. Non, appunto, non fondeva bene le polveri, non mi facevo durare più il make-up, anzi, tipo nel naso o comunque anche sul mento, ma andava via subito, anche se non mi toccavo, non faceva durare veramente niente. Quindi,
tutte queste cose combinate mi hanno fatto proprio odiare questo prodotto, e infatti lo odio. Non voglio mai più vederlo in tutta la mia vita, non vedo l'ora di buttarlo. Infatti lo butto. Poi passiamo al correttore di Huda, il Faux Filter. Anche questo, correttore, super virale, super bom 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 bom. Io ho una pelle mista, in estate ovviamente si luce di più, in inverno invece è molto più secca. Di per sé è mista secca, mi viene da dire comunque, perché... sì, è mista, va a periodi, delle volte è mista qui, ok, è più lucida qui, delle volte invece è più secca. Delle volte è lucida qui, invece è più secca. Quindi cambia, non è la classica pelle mista che tutti vi dicono zona T, qua, qua e qua, ok, proprio qui e qui, fronte, naso e mento, o le labbra qua, insomma, la zona dell'arco del cupido, di cupido, non del cupido. E la mia pelle invece fa un po' come gli pare, delle volte magari qua è più grassa, più secca, qua è più secca, ma come gli pare, come gli gira lei. Sta di fatto che questo correttore, appunto, ce l'ho da quest'inverno, da dicembre, da Natale più o meno, quindi l'ho provato in inverno, l'ho provato in primavera e l'ho provato in estate. La mia pelle cambia in queste stagioni, sempre. E ragazze, io non ho trovato nessuno. Non l'ho usato in autunno, ok, vabbè. La mia pelle veramente non ama questo prodotto. Io non amo questo prodotto. Perché? Intanto io ho una colorazione Coconut Flakes 2.7N Luminous Matte. Allora, lo applico sul mento, va via nel giro di pochi secondi. Non mi venite a dire no, è la cipria, perché... Ragazze, ho provato più ciprie. Ho cipre di cui mi fido ciecamente, tipo quella di Fenty Beauty, quella la Rimmel, quella di Rimmel. Quelle so che lavorano bene, perché con altri correttori non mi fanno questa cosa qua. È il correttore il problema. Nel mento si divide subito, l'ho usato anche questa mattina, infatti sto guardando qui, voi nel video non lo vedrete mai, non lo percepirete mai, ma mi ha spostato proprio tutto quanto, si è diviso qua, io tipo non ho più niente. È andato tutto qua sotto, qua ai lati del naso, non so se potete notare, ma non si nota, beh un pochino sì, che qua tipo ce l'ho, ok, che si intravedono diciamo le lentiggini, qua invece sono più rossa, non ho il correttore, neanche qua, non ho il correttore. Nelle occhiaie, anche qui il correttore, ok, non dico che... Se le pieghe comunque le hai, le rughette comunque le hai, il correttore puoi fissarlo quanto vuoi, ma dopo un tot di ore è normalità, ok? Le pieghe ci sono, il correttore può infilarsi. Ma se io ti stendo, ok? E tu nel giro di qualche secondo mi vedendo le pieghe, anche no. Nel senso, ti stendo e poi ti setto, tu cattivo. Chiarola, almeno per un minuto stammi buono, nel senso stammi buono un pochino. Ma quello diciamo è anche il minimo, ok? Perché sì, mi va nelle pieghette subito, anche adesso non so se si vede, però no, non si vede quasi mai. Ma ho proprio una zona che non ha più correttore, è tutta nella piega, cioè, e c'è il mio colore naturale di pelle sotto, per dirvi. La cosa che mi dà più fastidio è che non copre le occhiaie, non me le copre, comunque non è che ho chissà che occhiaie, ma soprattutto viene via col nulla. Metto la cipria, si sposta, viene via. Lo stendo col dito, si sposta, viene via. Lo stendo con la blender, si sposta, viene via. Lo stendo col pennello da correttore, viene via. Col pennello da fondotinta, viene via. Cioè, Dio santo, nel senso, ti metto perché comunque devi stare. Ho provato a stenderlo, ad applicarlo e sfumarlo subito. Ho provato ad applicarlo e lasciarlo in posa, così si seccasse un pochino, insomma. Niente, non fa niente. Cioè, adesso non si percepisce benissimo, ma comunque tutta questa occhiaia qua, che lì non si vede, ma qua nello specchio si vede molto, è così da stamattina. Non mi copre assolutamente nulla, si sposta veramente subito, cioè io lo metto e lui va via,
poi ma è bruttissimo. Qua tipo va dentro nei pori con la cipria, divide tutto, me lo separa. Anche qua mi restano tutte le macchie. Non ho neanche usato gli occhiali da sole, che oggi appunto sono uscita. Non ho usato neanche gli occhiali da sole. E si è spostato da solo qua. Quindi non è che ho detto, vabbè, ho messo gli occhiali. Con gli occhiali si sposta, può succedere, da volte mi capita. Ma è proprio brutto. Poi si divide qua, anche vicino alle sopracciglia, qua, in questa zona. È veramente un correttore brutto. Non mi piace assolutamente, ma non mi copre una ciofeca. Cioè, guardate, non si vedrà mai. Ma che brutto. Io qua c'ho tutto lo stacco di pelle naturale. Poi qua ritorna un po' il correttore con la cipria. Mamma mia, che brutto. Non ne voglio neanche parlare più, non vedo l'ora di finirlo, ma veramente un correttore terribile. Poi ragazze, ultimo prodottino. Qui vado proprio controcorrente, ma bastono tutti quanti, insomma. La palette di Natasha Denona, la I Need a Nude Palette. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. Tasto super dolente, perché ragazze, tutti amano, tutti adorano questa palette di Natasha. A me non è piaciuta. Posso dire, posso gridarlo al mondo. Non ce l'ho qui perché sono adesso riuscita a darla via, fortunatamente. Ragazze, no. No, 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 non mi è piaciuta per niente. A parte che lo schema colori, ok, non era il mio, quindi anche lì ho sbagliato io. Magari mi ha influenzato, diciamo, anche quello, ma lo schema colori. Queste colorazioni che vi giuro, sempre sti colori freddi, sti nude, cose così, non mi piacciono per niente. Ma l'ho acquistata perché vedevo dei look pazzeschi, vedevo delle recensioni pazzesche dove appunto gridavano al miracolo quasi per questa palette, una delle migliori di Natasha. Io, questa è l'unica palette grande di Natasha Denona che ho provato, poi avevo le mini. Adesso ne vorrei provare un'altra che è una delle prime che ha fatto uscire, sinceramente, perché le ultime non mi piacciono e non mi fanno gridare di gioia. Ma la cosa che mi ha scioccato di più è che, ragazze, io ho trovato gli ombretti matte, ok? Normali nella media. Non voglio dire che questa palette fa schifo, sia chiaro, per carità di Dio. Ma tutta questa osannazione, cioè queste palette super osannate, ok? Questi matte dove dicono: oh mio Dio, ma sono burro, sono questo, sono quell'altro. Sinceramente, no. Su di me, ragazze, no. Io trovo molto più burrosi, molto più pigmentati e facili da sfumare gli ombretti di Anastasia Beverly Hills. Sì, fanno fallout quelli per carità, ma ragazze, sono super sottili, super burrosi. Quelli di Natasha, almeno della I Need a Nude Palette, ok? In realtà neanche delle mini mi facevano impazzire, però parliamo della I Need a Nude Palette. Non li ho trovati così fenomenali, così burrosi da dire: oh mio Dio, c'è una rivoluzione qui assurda. Sì, mi sto guardando qua l'ombretto. C'è una rivoluzione assurda di formula, eccetera. No, li ho trovati molto blandi, 75 euro di palette e non rivoluzionari, però ovviamente è una mia impressione, vi ripeto, perché mi viene l'ansia a dire sta cosa dopo che questa palette è andata super virale, amata da destra, sinistra, giù, basso, eccetera. Ok, gli shimmer. Anche questi non li ho trovati così performanti, non li ho trovati così pigmentati, con una durata eccellente, perché l'ho provato ovviamente la palette, l'ho usata, ragazze, poi la sera, la usavo la mattina, la sera non avevo più niente. Ma comunque proprio la sensorialità del prodotto non mi ha dato niente, non mi ha dato proprio
piacere nell'usarla, non mi ha dato una gioia, proprio un entusiasmo nell'averla nella collezione, nel provare quegli ombretti opachi, nel provare gli shimmer. C'era anche questo rosino strano, insomma, veramente non era quasi per niente pigmentato. Non mi viene neanche da dire che ho trovato una palette fallata, perché non sembrava per niente fallata, ma semplicemente, ragazze, io non l'ho trovata così performante come la trovano gli altri. Tutto qui, trovo molti altri ombretti validi, sinceramente, che costano molto molto meno, che costano non la metà, però quasi, e sinceramente 75 euro per una palette. Ma, vi ripeto, la gamma colori è proprio quella che mi ha dato un colpo di più al cuore, ma lì è stato un mio sbaglio, mia colpa, perché non sono i miei colori. Però ecco, anche le formulazioni, sinceramente, non ho visto niente di rivoluzionario, non ho visto niente di da dire wow, stessa cosa per gli ombretti di Charlotte Tilbury, eh? Non ho visto niente di diverso da palette come Anastasia, stavo per dire, come Anastasia o come alcuni ombretti che ho di Nabla, anche gli ultimi, questi qui li ho trovati molto più borrosi, molto più sfumabili. Fatemi pensare poi. Adesso ho un lapsus. Ho ancora il profumo del Satin Spray di Anastasia. Ah, gli ombretti di Too Faced. Io li trovo molto più. Vado controcorrente, lo so, non mi interessa. A me piacciono di più di quelli di quella palette lì di Natasha Denona. Poi, non voglio dire che anche le altre siano così, perché vi ripeto, vorrei provare la Sunset, credo sia. Quella con i colori rossi, un po' arancioni, aranciati. Vorrei provarla tantissimo perché quei colori sono nelle mie corde. Però sì, poi che altro? Anche la Just Peachy Matte di Too Faced ha degli opachi che sono super burrosi, super sfumabili, pigmentati, veramente bellissimi. E quindi ecco, andrò io controcorrente, vi ripeto, ma non si può mica essere tutti uguali. E niente, questo video è giunto al termine. Io poi vi metterò tutte le foto qui dei prodotti menzionati. Fatemi sapere nei commenti se invece voi vi trovate bene con questi prodotti, se vi piacciono, e fatemi sapere se invece siete come me e questi prodotti non vi fanno impazzire, non vi hanno entusiasmato più di tanto, eccetera. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!